Benvenuti e bentrovati nello studio del Giorno del Signore. Cominciamo subito la puntata dedicata alla terza domenica di Avvento. Una puntata ricca di iniziative culturali tra musica, arte e architettura, ma anche una puntata nella quale parleremo ampiamente di iniziative di carità nel periodo proprio di preparazione al Natale, proprio dedicato tradizionalmente alla solidarietà, e poi dedicheremo anche spazio all'incontro annuale del Vescovo con il mondo politico, economico e amministrativo del territorio. Ma prima di cominciare, con un grande sorriso, un saluto a Margherita, bentornata. Grazie Andrea e ben ritrovati anche da parte mia. Come sempre guarderemo le principali notizie direttamente dal portale diocesano diocesidicremona.it. E lo abbiamo detto poco fa, al primo servizio andiamo in seminario dove si è svolta l'edizione 2023 dell'annuale incontro del Vescovo con i rappresentanti del mondo politico e amministrativo del territorio. Un momento sempre significativo che proprio sottolinea l'impegno della diocesi e l'attenzione della diocesi a tutte le dinamiche del vivere civile e delle comunità. A promuovere l'incontro è stato l'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, guidato da Eugenio Bignardi, e a partecipare sono stati appunto amministratori, rappresentanti delle categorie economiche, ma anche alcuni esponenti del mondo del volontariato, che si sono confrontati tutti in un dialogo sul tema comunità e partecipazione nella ricerca del bene comune. Vediamo. Quest'anno abbiamo assegnato a questo momento di incontro il tema comunità e partecipazione nella ricerca del bene comune. Il bene comune, la comunità, la partecipazione sono temi abituali nella pastorale sociale. Raccogliamo volentieri anche quest'anno la tradizione di un incontro con tutti gli amministratori, le persone impegnate nelle varie istituzioni. Direi soprattutto per tre motivi. Innanzitutto la gratitudine, esprimere gratitudine a chi si mette a servizio. In un tempo di individualismo non è scontato assumersi delle responsabilità. Il secondo motivo è quello della riflessione, quindi avere un momento di sosta per i credenti a partire dalla parola di Dio. E poi un momento di confronto, di scambio, secondo lo spirito del cammino sinodale, che non è una parola di moda, ma è un'esigenza che si ripropone in tutti gli ambiti della vita della Chiesa e della società. Lo spunto di riflessione nasce da domande che un gruppo facente parte del Consiglio Pastorale Diocesano ha posto ai sindaci. Le domande riguardavano le scelte politiche che avevano fatto per creare comunità. La seconda domanda riguardava le sfide e le opportunità che hanno incontrato. La terza aveva come oggetto le modalità di coinvolgimento dei giovani, la quarta se avevano avuto contezza del fatto che i cittadini fossero consapevoli della cura di cui erano soggetti. Questo è il primo momento di tappe di avvicinamento alla settimana sociale di Trieste che ci sarà nel luglio prossimo, che ha come tema al cuore della democrazia. E in questo cammino di avvicinamento abbiamo voluto con le persone impegnate in politica, nel sociale, nell'economia, proprio affrontare il tema di comunità e partecipazione, due termini che aiutano, che sono fondamentali per la realizzazione della democrazia. Abbiamo potuto trarre quattro fondamentali, diciamo così, idee di comunità. La comunità come incontro di persone, la comunità come condivisione di valori prioritari, la terza, la comunità essenzialmente come coscienza del proprio patrimonio artistico e delle tradizioni che la abitano, e poi una quarta che invece considera la comunità come interazione di plurimi elementi che vanno dal territorio all'impresa, ai servizi, agli uomini e alle donne che la abitano. La Chiesa negli ultimi anni
come tutta la società, sta vivendo un forte momento di trasformazione, trasformazioni sociali, politiche, culturali, e quindi anche la Chiesa sta ripensando al suo modo di essere presente in questi ambiti. Non vuol ritornare ad essere un ambito di collaborazione o collateralismo, come si diceva un po' di anni fa. Vuole avere il ruolo di promotore di dialogo, di occasione di confronto, e vuole essere soprattutto l'occasione per mettere in dialogo le diverse anime che sono presenti nel nostro territorio. In preparazione al Natale, in queste settimane di Avvento, sono numerose le occasioni di incontro e di preghiera che il Vescovo condivide con le realtà e gli enti sul territorio. Occasioni per uno scambio di auguri in vista delle festività, ma anche di riflessione e scambio con chi vive gli ambiti più sensibili della società e della cultura. Tra queste occasioni è diventata appuntamento ormai tradizionale quello con il mondo accademico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Mercoledì, infatti, il Vescovo Napoglioni ha celebrato la messa natalizia nella cappella del campus di Santa Monica, alla presenza di Don Maurizio Compiani, assistente del campus, di docenti, studenti e personale. Una messa che ha visto momenti liturgici celebrati in diverse lingue come segno di apertura e di accoglienza per tutti gli studenti fuori sede provenienti dall'estero. Voltiamo pagina, parliamo di Avvento e carità. Infatti il tempo d'Avvento è tempo proprio di carità e di attenzione agli altri. E a questo proposito ci teniamo a ricordare l'iniziativa di diocesana di solidarietà Avvento di Fraternità. Si tratta di una raccolta solidale alle comunità e alle famiglie. E il ricavato, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato anche le scorse puntate, sarà dedicato e devoluto al sostegno del progetto Cesta Basica della parrocchia di Gesù Cristo Risorto a Salvador de Bahia. Lo ricordiamo, si tratta fondamentalmente di una vera e propria cesta che contiene aiuti alimentari e beni di prima necessità che vengono donati per l'appunto a tutte le persone più bisognose appunto della parrocchia di Salvador de Bahia, persone che vivono quotidianamente momenti di grosse difficoltà economiche. Bastano davvero pochi euro per poter aiutare in modo significativo e anche, mi permetto di aggiungere, molto concreto, tutte queste persone, questi fratelli oltreoceano. E se tutti voi foste interessati a voler aiutare, tutte le modalità sono indicate sul sito della Diocesi di Cremona, www.diocesicremona.it. E proprio sul portale diocesano ci porta Margherita. Esatto, continuiamo a parlare di solidarietà e rimaniamo proprio sul territorio. 1500 lampadine efficienti a basso consumo energetico sono state donate nei giorni scorsi dai Lions Club del territorio a Caritas Cremonese. Saranno destinate, in sinergia con i servizi sociali del Comune di Cremona, alle persone e alle famiglie in difficoltà. Ringraziando per il prezioso dono ricevuto, il direttore della Caritas diocesana, Don Pierluigi Codazzi, spiega il valore più profondo dell'iniziativa. Il nostro impegno, ha detto, non è semplicemente quello di distribuire le lampadine, ma di incontrare le famiglie nelle loro case affinché questa diventi una nuova occasione di relazione con le persone in difficoltà. E parliamo ancora di iniziative dedicate ai poveri e ai bisognosi. Parliamo dell'iniziativa Pasto Sospeso, promossa da Rotary Club Terre Padane e sostenuta da numerosi enti territoriali. Le donazioni raccolte attraverso appunto l'iniziativa del Pasto Sospeso saranno interamente devolute alla San Vincenzo de Paoli, che le distribuirà ai tanti poveri che si rivolgono ogni giorno alla mensa per le persone appunto in stato di difficoltà presso la Casa dell'Accoglienza della Caritas Cremonese. Per capire meglio di che cosa si tratta e come contribuire in modo molto concreto, vediamo insieme la clip tratta proprio dal sito www.pastosospesocremona.it. Vediamo. In casa dell'accoglienza ci prendiamo cura di persone che hanno diversi bisogni. Tra questi ci sono alcuni che neppure si possono permettere un pasto. Ogni giorno offriamo il pasto ai bisognosi, un pasto caldo e gratuito a chiunque ce lo chieda. Questa richiesta è in costante aumento. Ultimamente offriamo i pasti a circa 45 persone ogni giorno, ma facciamo fatica a soddisfare tutte le richieste che ci vengono rivolte.
Con l'iniziativa Pasto Sospeso possiamo contribuire con un piccolo gesto, ma dal grande valore, a dare una mano a chi si trova in difficoltà. Quando usciamo a cena o facciamo shopping, ad esempio, possiamo acquistare un ticket che varrà come pasto offerto a chi ne ha bisogno. Possiamo costruire qui, nella nostra Cremona, una rete di solidarietà che fa bene al cuore e aiuta chi è meno fortunato. Cerca il logo del Pasto Sospeso nei ristoranti e nei negozi. Ora però voltiamo pagina perché è arrivato il momento della rubrica La Parola. E come già nelle scorse puntate ci mettiamo in ascolto di Don Umberto Zanaboni, l'incaricato diocesano per la pastorale del primo annuncio, per il commento al Vangelo di questa domenica d'Avvento. In questa terza domenica di Avvento la Chiesa ci pone ancora una volta di fronte la figura di Giovanni il Battista. Oggi è la figura del testimone a catturare la nostra attenzione. Dice così il Vangelo di Giovanni: egli venne come testimone a dare testimonianza alla luce. La parola testimonianza è oggi una parola abusata. Testimonianza non è il racconto di una bella esperienza o di un'esperienza profonda, come spesso si crede oggi nel gergo un po' popolare. Ma testimone è colui che paga di persona, anche con la vita, paga il proprio credo. E nel caso di Giovanni il Battista, lui paga la sua fedeltà al Vangelo, la fedeltà alla propria coscienza. Giovanni non si limita a dire che bisogna cambiare, ma è lui che per primo cambia, abbracciando una vita austera, ci dicono i Vangeli, una vita fatta di preghiera e di penitenza, nel deserto, da una parte al cospetto di Dio, dall'altra al fiume Giordano, accanto agli ultimi. Molto attuale è quello che Giovanni dice di sé nel Vangelo di oggi. Io sono voce di uno che grida nel deserto. I profeti che nel mondo gridano con forza una verità, ma non vengono ascoltati da nessuno. Anzi, siccome danno fastidio con quello che dicono, con quello che richiamano, allora vengono eliminati. Possiamo ricordare due profeti di grande attualità, profeti a noi vicini, profeti a cui è toccata un po', sta toccando un po' la stessa sorte che ha toccata Giovanni Battista. Sto parlando del nostro Don Primo Mazzolari e sto parlando del nostro Papa Francesco, no? Da una parte il primo, come profeta, fu tratteggiato bene dalle parole del grande Papa Paolo VI. A 10 anni dalla morte di Don Primo lo ricordò con queste parole: Don Primo camminava avanti con un passo troppo lungo e noi si stentava ad andargli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto noi. È il destino dei profeti. E poi è Papa Francesco, no? Profeta inascoltato nell'oggi. Pochi mesi fa, precisamente il 4 di ottobre, ha donato alla Chiesa, ha donato all'umanità la Laudate Deum. In alcuni passaggi di questa esortazione apostolica usa dei toni apocalittici il Papa per svegliare l'umanità da questa crisi ecologica, questa crisi climatica. E la domanda è: saremo capaci di cambiare questi stili di vita? Ascolteremo questa voce che grida nel deserto del mondo e ci sta invitando ad essere tutti fratelli e non nemici? E proseguiamo con le notizie aprendo un'ampia pagina dedicata alla cultura e per farlo passo la parola a Margherita.
e parla proprio di arte e di cultura, la puntata di questa settimana di Chiesa di Casa, il talk di approfondimento diocesano. Non poteva infatti passare inosservata la giornata mondiale del violino, allo strumento più caro alla città di Cremona. Anche Chiesa di Casa dedica una puntata, allargando però lo sguardo ad una riflessione sulla musica nelle sue diverse modalità, dalla liturgia ai grandi concerti. Ospiti Paola Carlomagno, della segreteria scientifica del Museo del Violino di Cremona, Tommaso Ruggeri, musicista e compositore, e Fausto Caporali, organista titolare dell'organo della Cattedrale di Cremona, oltre che docente di conservatorio e compositore. Sentiamone un estratto. Tante volte quando si parla di musica si parla di un qualcosa che tocca le corde dell'anima. Qual è il segreto della musica per arrivare alle corde e toccare queste corde? Il segreto non penso sia così semplice da spiegare in parole. Chi si sa commuovere riesce a commuovere gli altri, per cui in qualche modo le proprie corde che si mettono in vibrazione trovano una corrispondenza in quelle degli altri. Ogni strumento è diverso dall'altro, ogni strumento suona in modo diverso perché c'è il contributo del costruttore, dell'esecutore, della musica. È proprio quello che si diceva adesso, entrare in empatia con la musica, con il compositore, con il pubblico che lo ascolta e riuscire in qualche modo a rendere la musica un linguaggio universale sempre. Le mode vanno, vengono, tornano. Adesso è uscita recentemente l'ultima canzone dei Beatles, per citare, una canzone di quasi archeologia musicale. Cioè, chi si ferma solo a guardare quello che va in un determinato momento, secondo me non è uno che ha una visione globale. Si perde un po'. Sì, e poi sono cose che magari diventano, secondo me, di poco conto. Cioè, se si pensa solo alla moda, poi è una cosa che passa. E ricordiamo che Chiesa di Casa, talk di approfondimento diocesano che apre una finestra di dialogo tra la vita pastorale e realtà ed esperienze del territorio, è disponibile ogni giovedì a partire tutte le settimane su diocesidicremona.it, YouTube e Facebook, e su Cremona 1 la domenica alle 12:15 prima del giorno del Signore. E parliamo ancora di cultura e di musica, che è stata grande protagonista in un suggestivo dialogo con arte e storia nella serata promossa da CRART nella chiesa di Sant'Agostino a Cremona per festeggiare i 500 anni di Pietro Cristoforo Vannucci, detto il Perugino, proprio nella chiesa che custodisce uno dei suoi grandi tesori. Ad animare la serata è stata la suggestiva interpretazione d'ensemble I Trovadores, che utilizzano gli strumenti rinascimentali e hanno riportato gli spettatori proprio nel secolo del Perugino. Vediamolo insieme. Siamo qui per celebrare la figura di Perugino, grandissimo artista del Rinascimento, rivoluzionario, e non è un caso che ci troviamo proprio nella chiesa di Cremona, a Sant'Agostino, dove è conservata un'opera autografa di Pietro Perugino, che è stato una sorta di shock culturale non solo per il mondo artistico cremonese ma anche per il mondo artistico del nord Italia, insieme agli interventi di Leonardo a Milano, che ha completamente aperto a un mondo nuovo di intendere l'arte, che è quella che poi noi conosciamo come arte rinascimentale. E lo celebriamo questa sera con un evento che è un evento di narrazione e musica realizzato da questo ensemble, I Trovadores, che si occupano appunto di mettere parole su musiche con strumenti che ricostruiscono anche un po' le sonorità dell'epoca di Perugino. E la cosa interessante è che questo gruppo ha prodotto questo evento per le celebrazioni appunto sulla figura dell'artista Perugino che si sono tenute in Umbria quest'anno, e quindi abbiamo pensato che fosse assolutamente opportuno ricordare anche il nostro
Perugino, perché è una cosa assolutamente rara. Abbiamo fatto incontrare la nostra Cremona con l'Umbria e questa sera appunto noi siamo qui per parlare, per raccontare, per ascoltare la vita di Perugino ed incalarci anche nelle atmosfere dell'epoca e della produzione di questo grandissimo, grandissimo pittore che poi appunto ha aperto le strade a Raffaello e appunto una rivoluzione artistica che per noi adesso italiani è fondamentale, ma non solo per noi. Chiudiamo questa pagina culturale con due notizie dal territorio diocesano. Iniziamo dal territorio bergamasco, in particolare da Calvenzano, dove domenica 10 dicembre il Vescovo Napoglioni ha partecipato alla festa per i 400 anni dalla conclusione del ciclo di affreschi dipinti da Tommaso Pombioli nella chiesetta dell'Oratorio dell'Assunta, detta anche Madonna dei Campi, gioiello di arte e architettura che conserva un forte legame con la comunità. Un legame che potrà diventare ancora più stretto, ancora più inclusivo grazie ad un progetto. Rimaniamo sempre sul portale diocesano, presentato proprio per l'oratorio della Beata Vergine Assunta di Calvenzano e premiato dal Fondo Ambiente Italiano e Intesa San Paolo con un contributo di 10.000 euro. Il progetto rientra tra i 23 progetti finanziati nell'ambito del censimento dei luoghi del cuore e renderà la bellissima chiesetta accessibile ad un ampio pubblico con la creazione di percorsi di visita inclusivi. E chiudiamo dalla zona pastorale 1, ci spostiamo in zona 5, in particolare a Casalmaggiore. E infatti dopo ben 15 anni si sono chiusi i lavori di messa in sicurezza della chiesa di San Rocco. Il lavoro di riqualificazione della chiesa, in rovina dall'esondazione del Po del 1951, risale al lontano 2008 con i primi lavori, che poi però purtroppo si sono fermati per mancanza di fondi. Nel frattempo vediamo anche alcune immagini. La ripresa è avvenuta solo nel 2019 grazie all'intervento diretto della soprintendenza appunto per la messa in sicurezza dell'edificio dopo il terremoto del 2012. Un'operazione che si è completata nel corso degli ultimi anni anche grazie al bando del PNRR che ha dato un accesso a un importante finanziamento di 200.000 euro sotto la gestione dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona. Ora la facciata è finalmente libera dalle impalcature protettive, lo spazio interno del presbiterio è sicuro e la cripta sotterranea è visitabile, quindi davvero vi invitiamo quanto prima a visitare questo splendido gioiello che arricchisce il patrimonio culturale della nostra diocesi. E con questa notizia si chiude la puntata di oggi, un grazie anche da parte di Margherita, il giorno del Signore torna la prossima settimana e come sempre buona domenica.